un saluto ancora a tutti gli amici di Oktoberfest Cuneo, martedì sera, tra l'altro una serata particolare. Abbiamo appena assistito alla premiazione di questo concorso delle vetrine dedicate all'Oktoberfest. Siamo in giro di boa, un primo bilancio davvero incredibile, no sindaco? Sì. Beh, innanzitutto direi una serata particolare per la premiazione, non per l'affluenza, perché direi che dal primo giorno che l'Oktoberfest Cuneo, prima edizione, è un pienone assoluto e un successo incredibile. Quindi direi che ci avviciniamo al giro di boa davvero col cuore pieno di gioia, perché quella che è stata una grande scommessa fatta sulla città e per la città si sta rivelando un grandissimo successo, come tante iniziative innovative a Cuneo. A Cuneo bisogna avere coraggio, proporre cose innovative e poi dare tanta qualità e il pubblico risponde alla grande, come sta facendo qui all'Oktoberfest. Allora, la città, la nostra città è, dobbiamo dirlo, è cambiata negli ultimi anni, inevitabilmente. Dicevano a Cuneo, insomma, non c'è mai niente da fare, e adesso alla fine ogni weekend qualcosa da fare c'è. Questa però è la prima volta dove qualcosa da fare c'è anche nella parte alta della città, forse fino ad oggi un po' trascurata. È l'inizio di un percorso? Sì, decisamente sì. Abbiamo voluto fortemente portare un grande evento nella parte sud della città, nella parte sud della città, la parte alta, perché noi eravamo curiosi, volevamo testare, eravamo convinti che la parte alta avesse una grande capacità di reazione ai grandi eventi, perché ha un asset importantissimo che è Piazza d'Armi, e in futuro avrà la caserma che è qui accanto, che potenzialmente può essere un posto davvero vocato ai grandi eventi. Oktoberfest è la dimostrazione che i grandi eventi qui si possono fare e che funzionano. Diciamo che in questa direzione l'amministrazione ha intenzione di lavorare, di investire pesantemente nei prossimi anni. E i cittadini naturalmente se lo aspettano. Un'ultima parola su questo concorso: abbiamo appena premiato le vetrine di Cuneo, ancora una volta a dimostrare che tutti i commercianti della parte alta, della parte bassa, centrale di Cuneo, tutti hanno aderito con entusiasmo, con partecipazione, per dimostrare che alla fine la città è una soltanto. Beh sì, la città è una, ed è una nel senso che ha la capacità, stiamo tutti quanti insieme con fatica, però costruendo la capacità di fare squadra. Se riusciamo a fare squadra siamo davvero forti, e fare squadra vuol dire lavorare insieme, ognuno per l'altro, e lo hanno dimostrato i commercianti del centro storico che hanno lavorato per l'Oktoberfest allestendo le vetrine, come hanno lavorato per Cuneo Illuminata i commercianti della parte alta. Grazie ancora Federico Borgna, sindaco di Cuneo, alla prossima.